Assessore Lo Iacono, una bella domenica, una bella vetrina per la città all'insegna del motorismo d'epoca. Oggi è una bellissima giornata, anche il sole ci ride e quindi è una giornata di dicembre, la prima domenica di dicembre, inaugurato con questa bellissima manifestazione promossa dal CAMEB e patrocinata dall'amministrazione comunale. Siamo molto contenti di questo perché è un momento di aggregazione non solo per i cittadini ma anche per persone che vengono in città per fare una passeggiata e trovano questa bella sfilata di auto d'epoca e di moto d'epoca. Sentiamo il rombo dei motori che infatti fanno vedere che queste macchine sono vive anche se hanno moltissimi anni e danno la possibilità a tutti coloro che le vogliono visitare di potersi anche affacciare a un mondo nuovo, a quello del collezionismo, che è una cosa molto importante e che è un volano per questa città anche per chi fa marketing come me. Qual è l'auto preferita dell'assessore? Beh, io non voglio offendere nessuno, però io sono un italiano, quindi sono più per le marche italiane. Ci sono delle bellissime Alfa Romeo, ci sono delle bellissime Fiat, ma non sono da disdegnare pezzi d'epoca quali una 2 cavalli che ho visto che è bellissima, tenuta in maniera veramente eccezionale, e poi abbiamo anche delle macchine tedesche tipo le Porsche che sono state tenute veramente bene. Io sono contento di questa manifestazione, ringrazio anche chi l'ha organizzata, che è il signor Vincenzo Pati, col quale comunque ci siamo dati appuntamento a giugno perché è una manifestazione da ripetere sul lungomare, dove ci sarà molto ma molta più affluenza di quanto ce ne può essere a dicembre.